Benvenuti e bentornati nelle Dreamlands. Noi siamo l'equipaggio fuori della nave bianca. Più altri canali tipo San Carlo, 12 bit, eccetera, eccetera. E stiamo continuando con Monkey Island 2, episodio 5. E siamo sempre i soliti, ovvero Dairan e Marvin. E quindi siamo alle prese con... abbiamo rinforzato il legno per riuscire ad andare su un albero per prendere il primo pezzo di 4 della mappa. Per fortuna preventivamente abbiamo fatto un po' di cose, per cui Where do you want to go? Andremo spediti in alcuni punti, non vi preoccupate. Cioè, non abbiamo ancora visto niente di quello che c'è su quest'isola. C'è talmente tanta roba da fare. Ho visto veramente poco. Esatto, c'è talmente tanta roba da fare su quest'isola che è da spararsi. Però mi ricordo tutto, quindi. Perché poi devi ricordarti che ci sono 4 isole, no? Quindi devi saper ricollegare, dire: ah, ma c'è un falegname nella prima. E dopo sarà ancora peggio, poter sapere andare su e giù dalle isole, tornare indietro, andare avanti, a seconda della Madonna. Vai Guybrush. Ok, vabbè, raccogli. I think I get the idea. Bravo. Sistema comodissimo. Allora, innanzitutto là vedo un cannocchiale che, se non lo vedi sullo sfondo, 6 pixel. Ti fotti, serve molto più avanti, ma molto più avanti, e se non lo vedi, che lì c'è un cannocchiale, sei da tutt'altra parte nel mondo e ciao, va bene. Dentro questa porta, guarda, c'è, che una, c'è una pila di mappe. It's hundreds and hundreds of maps. Perché questo stronzo ruba le mappe? That's the bird that stole my map. Ah, adesso ho capito perché hai preso il cane. Esatto, usa il cane. It's crazy, but it just might work. Hello, little Guybrush. Good boy. Piccolo Guybrush. Run along home now. Now that's a good dog. All right, I got the first map piece. Ce l'abbiamo fatta. Incredible. Io non so se ci serve la remo, nel dubbio me lo riprendo. Sì, prendo, non si serve. No? Cosa fa? No. No, no, si è messo in una posizione strana. Non lo fa, non lo fa. Andiamo via. Parte l'animazione di salire, ok. Via via. Ciao. Facciamo il resto. Allora, adesso capiremo perché abbiamo preso il libro Disastri Navali, quello là. Sì, ma anche quella roba, insomma. Ok. Qui c'è un vecchio. E là. Hello there. Sorry, son. Didn't have my horn out. Could you say that again? Salve, mi chiamo Tripu. Dei vecchio che ne dici sparare col cannone? Cosa stai guardando? Hey, old man. How about blowing off the cannon? How about just blowing off? My name is Augustus DeWatt, not old man. And this cannon is for official purposes only. E quindi? Lui praticamente, quando vede la nave postale, suona il cannone in modo che chi aspetta apposta possa andarla a prendere. Ci servirà. Three hour tours. Stai zitta. Buongiorno. Allora, noi possiamo prendere più o meno qualsiasi cosa. E comprare, no? Allora, innanzitutto vedo una vecchia sega lucida. I'd like to buy this well polished old saw. Alrighty, that'll be 25 pieces of 8. Okay, I'll take it. Vorrei far notare che qui c'è un Thank disco you. Di Elvis al tempo dei pirati. E lo puoi comprare, non serve assolutamente un cazzo. Bene. I'd like to buy this peg leg. That's one of my favorite things in the store. But I don't have enough back stock to sell it. I'd like to buy this ship's horn. Excellent choice!
That'll be 40 pieces of 8. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. Mr. Polly likes that mirror. Yeah, he seems to be in love with his reflection. He likes it where it is. Quindi non possiamo togliere lo specchio perché ci morde la mano, ma noi lo specchio serve. I'd like to buy this sign. Quindi? Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Compriamo un oggetto che non era in vendita, che è il cartello di Ware of I'll Parrot. Take it. Sì. Thank you. Questa era improbabile. Quindi c'è un chiodo appeso al muro rimasto libero su cui metteremo il sacchetto di cibo per pappagalli perché ha disegnato la faccia, così lui pensa che quello sia il suo riflesso e noi possiamo prendere il quadro. I'd like to buy this mirror. Ma cazzo arrivi? Excellent choice. That'll be 15 pieces of 8. Okay, I'll take it. Thank you. Ti dirò, non mi ricordo che cazzo serve lo specchio, ma vabbè. Piccola cornice, che cazzo? I'd like to buy this small picture frame. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Cazzo la tieni a fare lì allora? Poi le dico, non mi ricordo. I'd like to buy these cannonballs. Actually, those belong to my son. They aren't for sale. I'd like to buy these hubcaps. Ti fa comprare qualcosa? Alrighty, they're 50 pieces of 8 each. Okay, sto comprando qualsiasi cosa. Let me get you one from Overstock. Non servono assolutamente un cazzo i copricerchi. Here you go. Ma soprattutto, aspetta, questo. I'd like to buy this small picture frame. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Gratuito. I'd like to buy this thing. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. La guaina? Che cosa ha detto? La devo tenere come. No, ma per un attimo veniva alla guaina della spada. I'd like to buy this thing. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Ma la gratuita. Vabbè, è un bug. Comunque, cos'è questa? That's part of the Big Whoop treasure map. Ooh. I don't know a lot about the piece, but there's supposed to be a book in the library that tells all about the whole map. Per cui, I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of 8. Do you want it? I can't afford that much. Too bad. Allora, lui, vediamo un po'. Do you take credit? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. What kind of trade-ins do you accept? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. What would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Can you tell me about the ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody knows where it sank or why. Ma noi lo sappiamo. But the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. Ora I have to go now. Allora, cosa facciamo? Noi andiamo da questa qua che dice tour guidati, eccetera, eccetera. Allo, la donna con il grande cappello. Sunken galleons. Ciao, mi chiamo Guybrush. Hi, my name's Guybrush. I'm Captain Kate Capsize. Like to charter a ship? I do weddings, parlato. Funerals, bar mitzvahs, you name it. Quelli tre stronzi appesi sulla nave sì, che ha detto vero. Abbiamo comprato la nave ma gli mancava il fondo di vetro e siamo affondati. Could I have one of those leaflets? Potrei avere uno di quei volantini. Yeah, okay. I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass-bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of 8. Don't you think 6,000 pieces of 8 is a bit high? No, I don't. Okay. I'll come back later. Okay, I'll be here. See the world.
Allora, 6.000 noi non le abbiamo, ne abbiamo 270. Sightseeing. Ma... Cruises. Where do you want to go? Deep inside LeChuck's fortress. LeChuck, sir. I regret to report that Guybrush has found one of the map pieces to Big Whoop. You will regret it a lot more if he finds another. Stop him at any cost. But remember, I want him alive. Yes, sir. Creep. Sul volantino c'è la sua faccia. Ma... Bella truffa. Excuse me. Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Kate Capsize. You must have me confused with someone else. Kate, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification. My ID is on my ship. Wait here while I go and get it. Nice try, Guybrush. I don't know how you got out of the jail, but I'm taking you back in. Io sveglio, eh. Where do you want to go? Voglio tornare lì. Allora. Abbiamo un po' incastrato, eh. Così. Idiots. They can't keep me locked up. Le ciulliamo la busta. Idiots. La apriamo. Hey, there's some near grog in here. I'll figure a way out of here. Una bottiglia di Similgrog. È infamato. Eh sì, questa è... È tosta. Allora, Similgrog, perché se tu chiedi del Similgrog nel bar di Scab Island, ti dice, me l'ha finito tutto, Kate. Perché lei beve il Similgrog. Similgrog ci servirà per fare un'altra cosa. Dio mio, viene male solo all'incrocio di quantitativo di cose che si possono fare. Potremmo partire così. Aspetta. Sì. Che c'era il cartello che faceva concerti tutte le sere, no? La CV? You're supposed to be cooking. The knives needed sharpening. Nice try, but not good enough. You're fired. Okay. Allora, non capirete perché. Ma io non voglio tornarci qua di nuovo. Quindi usiamo la banana col metronomo. Hey, what'd you do to my piano player? La scimmia si è rincoglionita, Jojo, a guardare quello, così noi la mettiamo in tasca. Go ahead and take my entertainment. Thanks for nothing, buddy. Ciao. Sto pensando, sì. Oh, sì. Abbiamo tutto, ok? Possiamo fare un'altra cosa che non c'entra niente. Prima di fare un altro giro. Non mi ricordo come si noleggiano i cosi di Kate, come si fanno i 6.000 cosi, però mi verrà in mente. Nel frattempo, noi... Where do you want to go? Se andiamo sull'isola di Fat, avevamo visto una parte non raggiungibile. Potevo anche andare da un'altra parte. Ovvero un'isoletta. Ok. Avevamo visto che c'era qualcuno che si era trasferito sull'isola di Fat, uno dei quattro che avevano la mappa. Come cazzo ci si arriva di là? Che qua è bloccato da una cascata. Very picturesque. Come fai a raggiungere un'isola che è dall'altra parte, in mezzo al mare? Sali sulla cascata. What's this doing in a pirate game? Cosa ci fa questa in un gioco dei pirati?
Allora, normalmente, se tu devi chiudere un bullone così grande, devi avere una chiave inglese. Per noi italiani si chiama chiave inglese, ma per gli inglesi si chiama monkey wrench. Usa Giorgio con la pompa. E chiudiamo la cascata. Cioè, ma che cazzo di problemi hanno? Cioè, hai mai visto una cosa più stupida di questa? Io mi ricordo che questo enigma ci ho messo la vita a capirlo. Cioè, come cazzo fai ad arrivarci? Una chiave, una monkey wrench, una chiave di scimmia, tipo. Poi c'è un sotterraneo così, di metallo, di tubi, modernissimo, a caso. Devi usare una scimmia ipnotizzata da una banana su un metronomo come chiave inglese per chiudere una cascata. Una cascata è impossibile. Qui c'è una porta. Yes, what do you want? Is the lady of the house home? What do you really want? I'm looking for a map. I knew it. Look, kid, I'm sick of you would-be treasure hunters coming over here. I just inherited this house 2 months ago. And every single day, all I've heard is rap, tap, tap. Do you have a treasure here? Why can't you people just go away and leave a retired pirate in peace? Please? No. Pretty please? I said no. I won't touch anything. Leave me alone. All I want to do is come in for a minute. I'm tired of being hassled. I'm Guybrush Threepwood. Prepare to die. So, you want a sword fight, do you? Sword fighting's for wimps, weenies, and sissies. Giving up so easily? Wow, this game's a cinch. I have a better way to solve a dispute. Real pirates solve their differences with a drinking contest. Drinking contest? Come on in. I'll get us set up. This is my special grog. It's just for contests. Twice the alcohol, twice the calories. I hate having to waste it. Here's your drink. From what I'm told, nobody can drink the special contest grog without feeling faint. But I've been practicing. You know, most of the treasure hunters just leave when I ask them to. No. But you, are you sure you don't want to back out? No, thanks. Ovviamente se l'hai fatto a pelo, se l'hai fatto. A pelo. You drink first. Se lo bevevamo, quell'altro svenivamo male. È un grog fortissimo, Guybrush non beve niente. Now it's your turn. Là. Questa era difficiletta perché appunto tu vai qua, fai la gara, svieni, continui a svenire, dici ma adesso che cazzo faccio? Facendo imprigionare Kate, puoi avere il suo simil grog, cioè gli enigmi facili. Allora, tagliamo un pezzo subito, andiamo a mettere lo specchio. Vi faccio vedere una cosa divertente. Prima di tutto c'è una botola. Mattone. Wow. Quindi non basta andare sulla botola a tirare il mattone perché c'è un coso che ci devia, ci fa uscire fuori. Allora noi abbiamo messo uno specchio nel portaspecchio. It's stuck. Non importa.
e poi metteremo il cannocchiale sulla statua grottesca. Ce l'ha giusta? Capisco, signor. Tac, tac. Quello è il mattone giusto. Ma dai. Cioè, tu mi devi dire come faccio a intuire che devo mettere il cannocchiale, esatto, sulla, nella mano della, del gorilla. Ok. Hola. Il pezzo di mappa. Yeah, now I got two map sections. Looks like he died while taking a bath. Bene. Non mi ricordo come se ne va da sto posto. Ah, forse no. Ah no, no, stupido. Fermo. No, no, il buco. Scemo. Ah, che culo. Saremo nella nave? Sì. Ho un attimo di vuoto. Di vuoto, sì. Where do you want to go? Where do you want to go? A Booty Island. Andiamo su. Once again. LeChuck, sir, I just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested. Very good. Do you have anything else to report? No. Well, there is one other small little thing. I assume this has to do with Guybrush's capture? Well, sort of. You've allowed him to find the second map piece, haven't you? You fool! You ought to ready your ship and sail after him yourself. Find him or die. Bene. Non c'è più Kate, non ho più molte idee. Allora, apriamo la porta. Stan previously owned coffins. Howdy! Welcome to Stan's previously owned coffins. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck! Just look at all this quality merchandise. Never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. Well, speak up. Or are you dead? Either way, you came to the right place. C'è il simbolo della Locust Earth. Esatto. Allora, printa... Allora... Didn't you used to be a used ship salesman? Well, yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. I'm looking for a good used coffin. Amazing! When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Let's go take a look-see. Now this here is the Cadillac of coffins. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Here, let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Can I show you anything else? I gotta go. See you later. Here, take this complimentary hanky. Just my way of saying, I care. Allora, abbiamo un problema. Cioè? Come dire? C'era una chiave dietro il suo bancone. Sì. Ma intanto ne andiamo all'isola di Scamp. E leggiamo
di nuovo. No, di nuovo. Dobbiamo leggere il libro che abbiamo rubato al governatore. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Old skunk eye. Kiss me, I've got scurvy. Fester leech. Darg! Commander Buttonhead. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Barney Gout. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Rapscallion. Rapscallion è uno dei quattro della... della mappa. Dobbiamo scoprire dove sta Rapscallion. E noi se andiamo al cimitieri, ci sono delle vari posti. Laggiù abbiamo preso le ossa del vecchio. The Quagmires. No trespassing. Stan's Cozy Crypts. A place to spend eternity, not a fortune. Ti ricordi che queste erano... Il problema è che chi usa chiave? La chiave è là. Giusto. Lui ha la chiave e non te la dà neanche se vuoi. E allora noi cosa facciamo? Andiamo a Woodtick. Andiamo alla nave dove ci sono i Trakador. Abbiamo appena comprato un po' di cose in un negozio. Sì. Usiamo la sega sulla gamba di legno del tizio. Ovviamente è un falegname. Giustamente. Così il falegname non c'è più e possiamo rubargli tutta la sua roba. I chiodi e il martello. Non credo. I don't want it. Ci sia altro da prendere. I can't. He's lacquered it onto the wall. Ok. Posto. Abbiamo chiodi e martello, così da poter tornare all'isola di Booty. Ho capito. Cioè? Chiudi dentro la bara quell'altro. Esatto, esatto. Un enigma facile, intuibilissimo, dall'inizio. Così le possiamo rubare la chiave. Esatto. Guarda che quelli che hanno fatto sto gioco hanno dei problemi. Sì, abbastanza. Cioè, guarda che... bisogna avere dei fastidi. Ma... prima di scoprire quanti fastidi ci vogliono per chiudere Stan all'interno di una bara, vi lasceremo a questa puntata per seguirci nella prossima. Va bene. E quindi fateci sapere nei commenti che cosa vi piace, cosa vi piacerebbe che giocassimo poi, se Silent Hill 2 oppure Silent Hill 2 o magari anche Silent Hill 2, perché insomma scegliete voi ovviamente cosa giochiamo. E se avete delle curiosità su questo gioco, eccetera, come l'avete giocato voi, cosa vi è piaciuto di più, di meno, eccetera, l'originale, il remake, qualunque versione di questo. Nel frattempo noi vi salutiamo, vi diciamo alla prossima. Un saluto da Dairan e Marvin.